Ciao a tutti, ecco la seconda lezione ed iniziamo con l'acquerello. Mi servono gli acquerelli, l'acqua, una tavolozza con tre colori, in questo caso ho scelto dei rossi, uno più chiaro, uno a metà e uno più scuro, ben stemperati. Poi inizio con il mio pennello bagnato nell'acqua pulita a bagnare il foglio. In questo caso faccio, visto che siamo vicino a San Valentino, bagno il mio foglio formando un cuore. Se non vi sentite sicuri potete semplicemente disegnarlo prima a matita. Bagnate bene bene il foglio, il vostro cuore, con dell'acqua pulita. Se avete una carta porosa come la mia, insistete bene a bagnarla. Naturalmente potete scegliere qualsiasi forma vogliate, un quadrato, un uovo, un cerchio. Poi cominciate, dopo aver stemperato i vostri tre colori, con il primo, quello più chiaro, a bagnare, a darlo nella parte che voi considerate più chiara. In questo caso io ho pensato che la mia luce venisse dall'alto a sinistra, quindi la parte più in alto a sinistra sarà chiara, addirittura l'ho lasciata proprio con il foglio, perché nell'acquerello il bianco è il colore del foglio, e più scura man mano che mi sposto verso il basso a destra. Adesso date il secondo colore nel mezzo. I due colori tenderanno ovviamente a mescolarsi subito, visto che il foglio, cioè il vostro cuore, è bagnato. E adesso, nell'ultima parte in basso a destra, do il mio terzo e ultimo colore, quello più scuro. Sto attento ovviamente a non andare fuori dal mio foglio, dal mio cuore. Adesso prendo la mia tavoletta dove ho attaccato il mio foglio e la muovo per far incontrare tre colori. Rafforzo i colori dove è necessario, dove tendono più a perdersi, soprattutto nella parte più scura. Naturalmente io ho usato tre colori di rosso, ma voi potete utilizzare tre azzurri, tre gialli, colori che più vi piacciono. Questo è un esercizio molto semplice, ma che mi consente di imparare a mescolare i tre colori e di vederlo anche con una finalità che non sia il semplice esercizio del rettangolo scendo e salgo. Adesso lavo bene bene il mio pennello con dell'acqua pulita e pulito vado a bagnare la parte che ho lasciato più chiara, in modo da portare un po' di colore anche nella parte bianca che venga leggermente rosata. E poi nell'acquerello potete sempre prendere di nuovo il vostro pennello bagnato nell'acqua bella pulita e tamponato e poi passarla in alto dove c'è la luce, creando una luce ulteriore. Io continuo a rafforzare il mio colore in basso a destra perché deve essere la parte più scura ed è quella che poi insieme alla luce in alto a sinistra mi crea la tridimensionalità. Finché ho tutta la zona, tutto il mio cuore bagnato, posso continuare ovviamente a aggiungere del colore o addirittura a toglierlo con il pennello poi pulito. E per creare le luci e continuo finché non sono soddisfatta del mio risultato.
adesso creo un'ulteriore luce cercando di dare proprio la forma del mio cuore con il pennello bagnato, ben pulito e poi tamponato un po' nella carta. In questo modo vado a togliere il mio colore e vado a creare proprio la luce dalla forma del cuore che viene giù. Ed ecco il mio cuore finito. Lascia asciugare. Naturalmente lo stesso esercizio lo posso fare con qualsiasi altra forma. Siccome siamo vicini a Pasqua, vi faccio vedere come fare un uovo in modo molto veloce e con la stessa tecnica del mio cuore. In questo caso, per fare il mio uovo, ho utilizzato tre toni di un blu, un azzurro, un blu medio e un blu più scuro. Ho sempre bagnato la mia zona con dell'acqua pulita e poi, muovendo anche il foglio, ho fatto in modo che si mescolassero. Creo la mia solita luce e rafforzo il tono più scuro.